Le anemie, prevenzione e cura. Ne vogliamo parlare con il dottor Ubaldo Occhini, direttore dell'unità operativa di ematologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dottore, abbiamo messo le anemie al plurale perché si evince proprio dal titolo che non esiste un'anemia, ma possono essere diverse anemie. Sì, l'anemia non è di per sé una malattia, è un segno che c'è qualcosa che non va nell'organismo e riflette la presenza di vari tipi di malattia, per cui esistono tanti tipi di anemie, da quelle più semplici che dipendono dalla mancanza di ferro o di vitamine, a quelle più specialistiche che sono le mielodisplasie, che sono le anemie cosiddette dell'anziano dovute a una mutazione genetica del midollo osseo che possono predisporre all'insorgenza di leucemie. Nel mezzo c'è tutto uno spettro di patologie che vanno dalle anemie in corso di malattie infiammatorie croniche, malattie in corso di tumori, anemie da rottura di globuli rossi nel sangue. E poi ci sono le anemie cosiddette congenite, come l'anemia mediterranea, Quella, insomma, anche quella è importante come anemia. che è abbastanza frequente anche da noi ed è, determina un'anemia comunque in genere non grave, tranne nelle forme omozigotiche che richiedono supporto Perché trasfusionale. lì veramente ogni tot tempo devono essere fatte trasfusioni proprio di sangue. Lì anche entra poi l'importanza della donazione, no? Del sangue. Esatto, e naturalmente esistono due tipi di anemia mediterranea, esiste quella cosiddetta eterozigote o trite talassemico, in cui non c'è bisogno di trasfusioni e il paziente vive abbastanza bene con un'emoglobina solo poco al di sotto della norma, e ci sono invece le talassemie cosiddette omozigotiche, in cui si prende il tratto talassemico da entrambi i genitori e allora in questo caso l'anemia è grave e richiede un supporto trasfusionale cronico. Allora, però parlando anche per la prevenzione, no? Di solito fare l'analisi del sangue almeno una volta all'anno attraverso, insomma, esami non così particolari si può vedere se uno è anemico oppure no. Assolutamente, per vedere se c'è un'anemia basta fare un semplice emocromo. Dall'emocromo noi valutiamo la quantità di emoglobina presente per decilitro di sangue. Se l'emoglobina è inferiore a 12 grammi per decilitro, allora riteniamo che è un paziente anemico. Poi ci sono varie gradazioni di anemia. Se un paziente ha meno di 8 grammi di emoglobina, diventa un'anemia difficile da sopportare e se non è curabile nell'immediato con altri metodi bisogna fare le trasfusioni. Quindi ecco, il fattore stesso che l'anemia, diciamolo, cioè, è un qualche cosa che a livello di sentire può dare stenia, no? Stanchezza, perché è proprio l'ossigenazione del sangue che viene a mancare. Sbaglio o no? Scusi, Assolutamente, i globuli rossi che diminuiscono nell'anemia, portano l'ossigeno, contengono l'emoglobina che è il trasportatore di ossigeno dai polmoni ai tessuti. Certo. Quindi se c'è un'anemia, manca l'ossigeno ai tessuti e quindi oltre al pallore che viene proprio dalla diminuzione del Gli colore occhiai, insomma, dovuta c'è. alla diminuzione dei globuli rossi, ma c'è proprio l'astenia, la stanchezza per la mancanza di ossigenazione dei tessuti. Quindi appurato poi, insomma, la gravità dell'anemia, no? Perché poi c'è anche chi ha i genitori o la mamma anemica, poi le donne, voglio dire, in stato fertile, c'è le mestruazioni, quindi abbondanti, meno abbondanti, quindi capita la causa di questa anemia. Cosa si può fare nei casi meno gravi? Susanna, tu sei preparatissima. No. Questa chiacchierata la potevi fare da sola. Dunque, assolutamente nelle giovani donne c'è l'anemia più frequente tra tutte le anemie, che è l'anemia sideropenica, l'anemia da Io la malattia, mancanza di vedi, non ferro. l'avrei saputa definire, però, vada. L'anemia sideropenica dipende dalla perdita eccessiva con il ciclo mestruale di sangue che hanno le giovani donne. Però Certo. oggi l'anemia sideropenica va studiata perché può essere dovuta anche a altre cause, cause alimentari come la mancanza di introito di Di ferro ferro. nei cibi, per esempio nei vegetariani, oppure
cause dovute a malassorbimento del ferro, come la celiachia, che oggi è molto comune. Sì, è vero. E quindi di fronte a una giovane donna che presenta un'anemia da carenza di ferro che non è facilmente spiegabile, il test per la celiachia va sempre fatto. Invece nelle persone adulte e anziane la mancanza di ferro è causata quasi sempre da una perdita di sangue, quindi va indagato. Anche se nelle c'è feci, una mi verrebbe da pensare. Esatto, no? Si fa il sangue occulto nelle feci, mm-hmm, se non si vede un'evidente perdita, ma soprattutto vanno fatti gli esami endoscopici, colonscopia e gastroscopia. Quindi, ovviamente, trovata la causa, in base all'età, in base a tanti fattori, si dà la cura, che poi uno può dire il ferro, no? Le classiche pasticchine di ferro, oppure anche qualcos'altro. Anche immagino. Le flebo, certo. Le flebo, ecco. Sì, sì, assolutamente. Se il paziente non ha malassorbimento e l'anemia non è grave, è sufficiente la terapia con le pasticchine. Ecco. In genere è sufficiente fare una cura per 2-3 mesi per ripristinare un'emoglobina normale. Mm-hmm. Un po' di tempo ci vuole, perché certo, il midollo non è che immediatamente in un giorno rifà il sangue. Il nostro midollo osseo che è messo a dura prova in quel caso. Insomma, ci vuole un pochetto. E poi invece se l'anemia è grave, oppure se c'è un problema di malassorbimento, perché il paziente è celiaco, perché ha una malattia cronica dell'intestino, perché certo, gli manca lo stomaco, insomma per tante cause tante ci cause possono essere, allora si fanno le flebo. Le flebo, a differenza di una volta, oggi sono sufficienti 2 flebo, perché c'è un nuovo prodotto che si fa una flebo 2 volte alla una volta alla settimana per 2 settimane e si ricostituisce il patrimonio di ferro. Quindi l'importante però per la prevenzione è farsi l'analisi del sangue a livello proprio semplice, andare dal medico e farsi segnare appunto l'esame del sangue per capire come è. Sì. La nostra anemia. Allora, abbiamo parlato appunto di anemia, lo abbiamo fatto con il dottor Ubaldo Occhini, ve lo ripresento, il direttore di unità operativa di ematologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Grazie dottore. Grazie a te.